Buongiorno e bentornati nella cucina con gusto di Papilla Manella e C3 Ferrari. Oggi prepareremo insieme questa deliziosa terrina di feta al forno con contorno. Con Friggisano 2.0 sarà davvero un gioco da ragazzi. Ecco cosa ci serve. Un panetto di feta, origano secco e fresco, pomodorini gialli e rossi, del sedano, una cipolla di Tropea, poco olio, sale e pepe, un pizzico di miele e una bella pescanoce. Il protagonista di questa ricetta è la feta, un formaggio che è il simbolo della Grecia. È un formaggio a pasta semidura e viene stagionato in salamoia per 2-3 mesi. Quindi, per evitare che sia troppo salato, lo mettiamo a bagno. Acqua fredda per 15 minuti. Come prima cosa dobbiamo tritare finemente a coltello sedano e cipolla. Ma come fare? O siamo abili come dei piccoli samurai, oppure usiamo il samurai di C3 Ferrari, che con la sua lama e il cestello forato ci permetteranno di ottenere un risultato perfetto. Basta qualche secondo a velocità 2 per un risultato davvero perfetto. E adesso passo alla cipolla, con samurai niente lacrime e pochi secondi. Velocità 2 per pochissimi secondi. Adesso in una ciotola vado a tagliare un po' di pomodorini, aggiungerò la cipolla, la mia pescanoce sempre tagliata a pezzetti, sale, pepe e un po' di olio extravergine. Davvero antichissimo, se ne trova traccia già nell'Odissea. Ora spennello il panetto con un po' di miele e dell'origano secco e darà un tocco delizioso. Feta al centro e contorno tutto intorno. Adesso è il turno di Friggisano 2.0. Basteranno 10 minuti a 180 gradi e non ci sarà neanche bisogno di preriscaldare. Ci siamo! La nostra terrina è pronta! Ed è davvero bellissima. Finisco il mio piatto con la croccantezza del sedano crudo, qualche fogliolina di origano fresco. Un piatto unico, sano, colorato e leggero, perfetto per portare l'estate in tavola. Cosa ci serve? 10 minuti e Friggisano 2.0. Io alla feta proprio non resisto e questa ricetta è davvero spaziale. Ma me la magno e noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Cucina con Gusto con Papilla.